Ciao Vez! Benvenuti in un nuovo episodio di Assassin's Creed Black Flag. Allora, oggi non so se mi sentite un po' diverso, un po' più alto. Aspetta, abbasso un po' perché sembra un po' troppo alto. No, adesso è troppo basso. Ok, prova, prova. No, prova, prova. Allora, ho cambiato microfono. Prima avevamo un microfono, era quello del computer. Oggi, visto che stavo cercando un microfono, ho detto: ma perché non uso le Turtle Beach? Intuizione così a caso. E alla fine sono riuscito a mettere il microfono e funziona anche bene. Allora, non so come si sente, quindi si vedrà tutto da editing, probabilmente. E quindi sarà sempre la stessa storia. Se trovate qualche problema del tipo l'audio più prima del gioco, l'audio dopo del gioco, se trovate qualche problema rispetto ad altre particolari, eccetera, bla bla bla, ditemelo sempre nei commenti. Un bel mi piace per questa serie che non sta avendo tantissimo successo, però a me piace un casino, quindi la continuo a prescindere. Siamo a La Habana dall'ultima volta. Allora, questo dovrebbe essere l'episodio 5. Scusate per il ritardo che ha avuto l'episodio 4. Però Sony Vegas non voleva renderizzarmelo. Proprio si rifiutava di renderizzarmi l'episodio 4. E poi mi vado a domandare perché ho i programmi che non funzionano. Perché il computer funziona. Non è il massimo, però funziona. Che cazzo, Sony Vegas che non va. Vabbè. Però scusate il ritardo, ma dovrei riuscire a farlo. Di solito è sempre un problema che devo riavviare il computer perché Sony Vegas non riesce a prendere tutto il processore che gli servirebbe per giocare, bla 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 bla. Tutte stronzate inutili che... Scusa. Scusi. Oh. Non so perché, ma quella dei tesori mi piace un casino. Sarà anche ritorno indietro nel tempo perché su 3 tesori non ne vedevo, però... Cazzo è questo? Però bisogna anche dire che mi piace. Non è qua il tesoro? Ce n'è mai. Uè, dammi un pomodoro qua. Voglio un pomodoro, mi dai un pomodoro? Voglio un pomodoro. Non sono d'oro, donna! Ah no, non posso ucciderla, vero? Non siamo su GTA. Vabbè, il tesoro lo lascio là perché non ho voglia di prenderlo. Affanculo. Alla fine sarà qua dietro da che parte. Sicura. Qua. Dei pomidori. No, qua ci sono i pomidori. Basta. Hai già mangiato. Ascolta, insomma. Insomma. Scusate se urlo un po', però non si sa mai che sto microfono vada come cazzo vuole. Sempre la stessa storia, insomma. Alla fine è sempre quella. Ah sì, alla fine avevo detto anche che mettevo un microfono rispetto alla... Cioè, che registrava all'interno del gioco. Alla fine ho cambiato idea per un semplice motivo. Il motivo è questo. Non funziona. Bene. Perché il dispositivo già di default registra soltanto l'audio del gioco. Quindi registra solo, non si sa perché. Anche se mettiamo un cavo doppio, registra soltanto l'audio del gioco, cioè quello penso più potente. No! 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 L'hanno glitchato, come cazzo si chiama? L'hanno risolto il glitch. Su Revelation, se qualcuno sa, se qualcuno giocava, quando... È una canzone quella, io vado a prendermela. Ok, niente missioni oggi, cazzeso. Oh, avanti. Cazzeso più totale. Quando c'era quella cosa. Vai, 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 è mia! No, è un frammento. Che cazzo, allora. Vabbè, quando c'erano i pescatori sul terzo... No, sul... 1, 2, 3... Sul quarto, che è Revelation. Che è quello che mi è piaciuto abbastanza. Sia come grafica che come storia. Buongiorno, Duncan, da questa parte. Salve. Quando buttavi... Vabbè, ve lo racconto dopo. Ciao, Herd. Ho trovato a chi vendere lo zucchero rimasto. Spacciatore. Gran bel colpo, devo dire. Ma La Habana. Ti ha chiamato Edward.
Oh, è il mercante che mi ha portato qui. Per sicurezza ho dato un nome falso. Ah, ben fatto. Arrivederci, Bonnet. A presto. Bennett. Siate puntuale, Duncan. Per di qua. Eccolo qui. L'uomo che templari e assassini bramano da più di 10 anni. Dicono che vi chiamate Roberts. È così? Che cazzo è questo? Erba. Stando alle leggende, serve il sangue di un saggio per entrare nell'osservatorio. Abbiamo la chiave. Ci serve solo la posizione. Forse il signor Roberts sarà felice di fornircela. Portatelo alla mia dimora. Robert? Magari lui conosce Edward. C'era sto glitch che quando buttavi i pescatori in mare era come se morissero e quindi era un'eccisione che non veniva contata dal gioco. Quella l'hanno risolta perché possono nuotare finalmente. È stato costruito dai precursori, il suo valore è inestimabile. Segui i templari. Capisco. Ma quindi alla fine nella vostra lettera avete manifestato il desiderio di uccidere il mentore Maya Atai. Ci siete forse riuscito mentre venivate qui? Io... non ancora, no. Troppi incidenti di percorso. Peccato. Ma le mappe consegnate con questa fiala sistemeranno tutto. Già, l'idea è quella. Quindi qua i templari sono insieme agli assassini. Torres. Siamo esposti. Qualcosa non va. Ha tanto gran maestro. Dite bene. Non devono mettere le loro mani sul saggio in nessun caso. Laureano Torres. Perché cazzo correte? Lassù, sono sopra i tetti. In azione, dunque. Controllate strade e vicoli, cercate ovunque. Vai, sali. Che cazzo fai? Muori, mamma da faca. Dov'è? Dov'è? Gli ho perso. Che cazzo. Sti assassini non sanno proprio il cazzo, però, bisogna dirlo. Oh, mi stanno uccidendo Leonardo Torres, dai, come cazzo si chiama? Aia! Vaffanculo. Che cazzo fai? Oh. Muore. Ha fatto un salto. Tipo lui è lassù. Resta vicino agli alleati, grazie al pescatore, Dio buono. Ah, my god. Cattedrale dell'Havana. Ho vinto. Yeah. Dio, che botte. Adesso missione drogata, volete vedere? No, no, mate. Ah no. Sei un tipo sveglio, te lo concedo. Raggiungi il saggio grazie al pesco. Grazie al pesco. Perché devi rendere tutto più difficile, amico? Io sono un assassino. No, a dire la verità non sono esattamente un assassino. Fermo. Sono una persona che cerca. Che cazzo, va avanti. Dove che le... Io giro attorno alle case, capito? Io perché io può. Dai cazzo.
Prendi, io... è una parola, prendi a casa mia. Corri, Semo! Dai, dai, dai. Che cazzo che le... Tagliamo qui. Dove sei? No, 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 no. Picchia. Ah, posso andare sugli alberi adesso. Dove che lei? Aia, che botta. Bartolomeo Roberts. Bartolomeo. Che nome del... Che nome del pero. Pero! Ben fatto, Lacchè. Zitto. Lo porteremo nelle prigioni, gran maestro. Raddoppiate le guardie. Che io sia maledetto. Che giornata intensa, amici. Sì, siamo circondati dai nemici. Dobbiamo essere più cauti. Speravo di assistere all'ultimo atto del dramma, ma devo approfittare di questi venti e tornare in patria. Più che giusto, capitano. Buona fortuna a voi. Speriamo. Potrei tornare da governatore. E insignito da quell'idiota del re, peraltro. Adios. Quanto a voi, signor Walpole, considero questa la prima tranche di un proficuo investimento. Noi vogliamo i soldi. Vorrei che presenziassi all'interrogatorio domani. Diciamo a mezzodì. Sì, signore. A mezzodì. Okay, big money. Big money. Terra il saggio dall'alto. Usa la pistola in combattimento. Quella della pistola non lo sapevo. Allora. Oh, 1000 euro. 1000 R. Il nostro alfabeto di R comincia a alzarsi, a riempirsi di lettere, tutte uguali. Ok, basta stronzate. Allora, dove andiamo? Adesso facciamo la seconda missione per oggi. Spero che duri poco. Abbiamo l'interrogatorio a mezzogiorno. Stranamente me l'ha detto adesso, possiamo dire domani a mezzogiorno e io ci vado ora. Che relativamente saranno le 3 di pomeriggio adesso. Non si vede, non c'è neanche il sole per vedere da che ora è, quindi. Fuck. Che cazzo è il sole? Ah là, ok. Sono le... Allora, non è ancora mezzogiorno. Quindi sono, saranno le 4, le... Sì, 4 di mattina. Le 11, no, le 11 è troppo presto. Saranno le 9 e mezza, 10. Quindi... Forza, un brindisi! Quel che mi spetta. Giustamente. Dio mi fulmini, che miseria. Solo 1000 real per quelle mappe. Quanto saranno? 100 sterline al massimo. Come può un uomo diventare ricco se dei pidocchi come Torres governano il mondo? Avete mai... lavorato in una piantagione prima? Sapete che ho in mente? Vorrei vedere l'osservatorio di cui parla il governatore. Ha detto che è un aggeggio che può trovare le persone e far vedere dove si trovano. Che idea assurda! Immaginate mia moglie con un tale potere su di me. Beh, pensate a quanto può valere quell'affare. Se lo vendo all'uomo giusto, sarò il più ricco dei pirati. Corsari delle Indie Occidentali. Ah. A più tardi, Bonnet. In quella casa c'è un saggio che devo vedere. Ciao, Bonnet. Lui beve.
Aspetta che non ho le doppie lame qua. Muori. Vedo che qua c'è il tesorino. Cacchio, prendo di più con i tesori che con quello che devo prendere. Allora, fischia. Quando sei nascondito in un angolo della zona, per attivare il nemico. Ok, niente. Cosa devo fare? Cerchio. Potatata! Sottrai la chiave. Ah, ok. Molta calma, discrezione. Corri! Muori dentro. Un momento. Cazzo. Ah, si può fare anche lo scudo umano. Wow, bella. Merda. Cazzo. Non le dai tregua. Merda. Cazzo. Non sono più in grado di giocare, non so. Prima volta però che muoio. Bello! Vabbè. Avanti. Che cazzo. Vai su. What the fuck? Ok. Dai soli. Alto ahí. Cosa devo raggiungere? Ah, che cazzo però. Va cagaro. Un blanco claro. Vai, un blanco claro, corri. Salve. Corri. Oh, miseria puttana!
no, 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 no. Cazzaruola! Corri, 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 corri. Cazzo! Cazzo! Sali, 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 sali. Corri! Oh, fucking! Wow, wow, wow! Dove cazzo vai? Scorri! Aiuto! Doveva essere relativamente facile questa missione, sinceramente. Ah! Corri, 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 corri! Dai, 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 dai! Cazzo, abbiamo già sforato i 20 minuti! Ah! 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 Come faccio, come faccio? Ah, alleluia. La faccio salire, oh. Oh mio Dio. No, mi devo fare il giro. Che palle. Perché? Che cazzo è sta roba? Non le dai tregua. Vaffanculo. Siete morti, altro che perdemo terreno. Mori, bastardo. Che cazzo. Vai su. Alleluia. Hola. E su. Alto. Puttana ancora. Tengo a tiro. Raggiungi come? Come faccio? Non mi vede. Dai. Dai. Sì. Ce la posso fare? Ce la possiamo fare? E dai, Dai, vai fare i coglioni. Là. E qua cosa fa? Apri la porta. Basta aprire la porta. Vedo che l'interrogatorio è andato bene. Aia. Basta, io. Qual è il vostro vero nome, amico? Capitan Fanculo. Giustamente. Dov'è il saggio? L'avete liberato voi? Io non c'entro niente, ma avrei voluto. Conducetelo al porto. Speditelo a Sevilla con la flotta del tesoro. Un momento.
Vi ho consegnato le mappe, giusto? Certo, sì. Ma non ci restituirete Duncan Warhol. Non entrare in conflitto, uccide le guardie dalle zone di caccia. Vabbè. Amen. Che scena indegna! Questo idiota è un uomo finito, Caroline. Inadatto alla terraferma e pure al mare. Se salperà per fare soldi, sarai tu a soffrire. Padre! Padre! Cos'è? Vieni, amore. Ora tirati su. Quell'orrido verme! Si sbaglia su di me! Lo spero tanto. Tu credi in me, vero? Non mi immagini in piedi là fuori, sul ponte di una nave che entra dentro il porto. Ed eccomi, un uomo di classe. Con 1000 dobloni che mi piovono dalle tasche. Come gocce d'acqua, già riesco a vedermi. Alla fine. Dai, salvataggio, sbrigati. La cena, commettela rapido. Hai fame? Così a caso. Vabbè. Quindi, allora, sono già 27 minuti di video, quindi stop adesso. Quindi per questo episodio è tutto, vi ricordo un bel like se vi è piaciuto il video, un bel iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale, e ricordo un'altra cosa, link in descrizione dove c'è Facebook, Twitter che non sono molto utilizzati e Google Plus, vi consiglio altamente di iscrivervi a Google Plus, diciamo che siete già iscritti, però tutti i canali adesso hanno un coso di Google Plus, quindi vi consiglio di mettere di entrare nella nostra cerchia per seguire meglio i video, visto che utilizzo molto di più Google Plus, lo utilizzo. Quindi per questo episodio è tutto, noi ci vediamo nel prossimo, che sarà il 6, con questa missione che sembra abbastanza interessante. Dov'è il mouse qua? Quindi da DJ ovviamente linea allo studio.